Ciao ragazze, questa è la mia detox routine, quindi un nuovo tipo di routine quando ho bisogno appunto di un po' di relax, un po' di detox. E quindi quello che faccio, se ero fuori casa prima, tolgo naturalmente cappotto, borsa e anche questi stivaletti che sono di H&M, io li adoro, sono bellissimi. E poi vado a mettermi comoda con le mie pantofole a forma di unicorno, non sono fantastiche, per me lo sono. E poi anche qui mi metto super comoda, quindi tolgo i vestiti, naturalmente non davanti alla videocamera, e voilà, ho messo questa che è tipo una camicia da notte, molto leggera, molto comoda, e poi ha queste stelline dorate, insomma, che mi piacciono molto. Poi, altra cosa che faccio, tolgo tutti i gioielli che indosso, perché un minimo mi danno fastidio. Quando sono in casa non voglio avere niente, quindi tolgo anello di fidanzamento, orecchini, bracciali, eccetera. Poi metto il cellulare da parte, perché a volte spostare, dimenticarsi della tecnologia aiuta per un po' di detox. E poi prendo i miei prodotti Hello Body, inizio dalla Mud Detox Mask, che è questa maschera appunto per il viso, che ha un effetto detox e poi è buonissimo, nel senso che ha un profumo di cocco che è la fine del mondo. Vado a stenderla con questo pennellino, un pennellino qualsiasi del fondotinta, quelli piatti vanno benissimo, in modo da non sporcarmi le mani, naturalmente potete usare anche le mani, e poi aspetto una quindicina di minuti che faccia effetto. Nel frattempo mi faccio uno snack, queste sono le bacche di goji che vado a mischiare, ultimamente le mischio appunto allo yogurt greco, sapete che mangio sempre yogurt greco. E sono anche queste antiossidanti, hanno un sacco di vitamine ed aiutano specialmente in questo periodo, prima dell'inverno, con i primi freddi. Vado ad aggiungere anche qualche cereale, qualche nocciolina e poi qui c'è Gatto Denver come al solito che grida perché ha bisogno di più attenzioni possibile. Nel frattempo è arrivato il postino e mi ha portato questo pacco, io gli ho aperto così, rendiamoci conto, cioè mi sono vergognata alquanto. E poi appunto mi godo un po' di tempo libero con questo mio snack, soprattutto lontano da computer, cellulare, eccetera eccetera, che mi rilassa un sacco, anche se sono sempre attaccata al mio cellulare, ogni tanto è bene staccarsi. Poi sono passati 15 minuti, quindi vado a togliere la mia maschera per il viso, asciugo naturalmente e poi vado, la pelle è molto molto morbida dopo questa maschera, quindi qua stavo sentendo, e poi profumo ancora di cocco. Poi naturalmente dopo aver steso una qualsiasi maschera vado ad applicare la crema occhi e la stendo come al solito fino all'attaccatura dei capelli sulle tempie e giù fino all'inizio del naso, quindi come per formare un triangolo, e poi vado ad applicare la crema vado ad applicare la crema viso. Questa è una crema notte, ma a volte in questo periodo freddo vado ad usare una crema notte per il giorno, perché ha un po' di idratazione in più, dà un po' di idratazione in più, quindi se avete la pelle che si secca facilmente provate questo trucchetto, che non è niente male, perché le creme notte sono molto più ricche di quelle da giorno. Vado a stenderla anche sul collo e sul décolleté, mi raccomando, e poi vado a prendere Coco Glow, che è un body scrub al cocco e al caffè, e vi ricordate quello che dicevo delle proprietà del caffè sul corpo? Ebbene, adesso ho provato anch'io appunto questi benefici, chiamiamoli così, come Hellberry, e vado a stendere questo scrub che è molto molto delicato, ma anche questo ha un profumo buonissimo. Vado a stenderlo in questo caso solo sulle gambe, ma lo uso tranquillamente anche su tutto il corpo, anche sui piedi, è fantastico, quindi lo massaggio anche sui piedi, stessa cosa naturalmente sull'altra gamba, poi risciacquo per bene il tutto e poi passo a Coco Slim. Questo è un olio 100% naturale che si aiuta a combattere cellulite, ma poi è anche molto molto idratante, quindi mi piace applicarlo dopo lo scrub oppure dopo la doccia. E poi anche questo è detox, quindi un po' di tè verde, questo è anche con un po' di limone, mi piace molto questo, naturalmente tè olandese Pickwick, yes. E poi siccome sono già in spirito natalizio con questa mia tazzotta natalizia vado appunto a sorseggiare il mio tè caldo verde buonissimo. E questo è tutto, un bacio grande e alla prossima.